Hai tutto lo chiaro affanato. Che respira con... Come respiri? Grazie per l'invito, il condominio che ospita questa bella scenografia, chi l'ho realizzato, chi è qui presente, chi lo vedrà, magari venendo in visita in questi giorni di festa. Bello, suggestivo e non è, penso, buttato lì il titolo Presepe della Pace, perché è qualcosa di cui davvero ne abbiamo bisogno, nel mondo, nel nostro cuore, nelle nostre case. E al Principe della Pace chiediamo davvero perché possa portare la sua benedizione al mondo. Così la estendiamo a tutte le case, anche a tutte le famiglie che non sono state raggiunte dalla benedizione nelle case in questi giorni, e ci uniamo così in preghiera a tutti coloro che in questa giornata si preparano, si apprestano a vivere il Natale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Guarda, o Dio, dal cielo il tuo popolo e vieni. Tu che hai dato principio all'azione di salvezza, conducila a compimento, accrescendo in noi la fede e l'amore per te, nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dai secoli. Amen. La sapienza fa udire la sua voce. Sono stata generata dalle colline, quando ancora Dio non aveva fatto la terra. Ero con lui, quando fissava i cieli, quando stabiliva i limiti al mare. Preghiamo. O Signore Gesù, che alla fine della storia hai stabilito il giudizio dei popoli, concedi ai discepoli di attendere con amore la tua venuta e, dopo una vita consacrata alla verità, di contemplare senza angoscia e con cuore gioioso l'apparizione del tuo segno in cielo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Oggi la Chiesa di rito romano è la Domenica della Gioia, il letare. Oggi il Papa si rifaceva così alle parole dell'Apostolo di essere lieti, essere sempre lieti, questa raccomandazione dell'Apostolo Paolo, e diceva così all'Angelus di questa domenica: siamo chiamati a lasciarci coinvolgere dal sentimento di esultanza, questa gioia. Ma un cristiano che non è gioioso, qualcosa manca a questo cristiano, o non è cristiano. La gioia del cuore, la gioia dentro che ci porta avanti e ci dà il coraggio. Il Signore viene nella nostra vita come liberatore, viene a liberarci da tutte le schiavitù interiori ed esterne. È Lui che ci indica la strada della fedeltà, della pazienza e della perseveranza, perché al suo ritorno la nostra gioia sarà piena. Il Natale è vicino, i segni del suo approssimarsi sono evidenti per le nostre strade e nelle nostre case. Anche qui in piazza San Pietro è stato posto il presepio con accanto l'albero, e anche qui in questo giardino.
Questi segni esterni ci invitano ad accogliere il Signore, che sempre viene e bussa alla nostra porta, bussa al nostro cuore per venire vicino a noi. Ci invitano a riconoscere i Suoi passi tra quelli dei fratelli che ci passano accanto, specialmente i più deboli e bisognosi. Oggi siamo invitati a gioire per la venuta imminente del nostro Redentore e siamo chiamati a condividere questa gioia con gli altri, donando conforto e speranza ai poveri, agli ammalati e alle persone sole e infelici. La Vergine Maria, la serva del Signore, ci aiuti ad ascoltare la voce di Dio nella preghiera e a servirlo con compassione nei fratelli per giungere pronti all'appuntamento con il Natale, preparando il nostro cuore ad accogliere Gesù. Così anche noi ci prepariamo ad accogliere nel nostro cuore il Signore che viene, anche noi ormai in questo Natale imminente, lo dicevano anche le letture della nostra liturgia ambrosiana, è di questa gioia che è piena, deve portare dunque compimento e grazia su grazia, la grazia che è questo progetto d'amore di Dio per Maria e per ciascuno di noi. E così concludeva, poi aggiungeva il Papa con alcune parole che in riferimento alle tristi cronache che ormai purtroppo sentiamo in maniera ricorrente per le zone di guerra della Siria, in modo particolare la città di Aleppo. Sono più di 5 anni, qualche mese, che in questa città c'è la guerra, che in questa nazione purtroppo c'è la guerra, in questa regione del mondo antica, dove anche le vie della storia si sono incrociate, dove anche la storia della salvezza, ascoltiamo più volte la presenza di questa terra nelle scritture, così diceva il Papa. Ogni giorno sono vicino, soprattutto nella preghiera, alla gente di Aleppo. Non dobbiamo dimenticare che Aleppo è una città, che lì c'è della gente, famiglie, bambini, anziani, persone malate. Purtroppo ci siamo ormai abituati alla guerra, alla distruzione, ma non dobbiamo dimenticare che la Siria è un paese pieno di storia, di cultura, di fede. Non possiamo accettare che questo sia negato dalla guerra, che è un cumulo di soprusi e di falsità. Faccio appello all'impegno di tutti perché si faccia una scelta di civiltà, no alla distruzione, sì alla pace, sì alla gente di Aleppo e della Siria. E preghiamo anche per le vittime di alcuni efferati attacchi terroristici che nelle ultime ore hanno colpito vari paesi. Diversi sono i luoghi, ma soprattutto purtroppo unica è la violenza che semina morte e distruzione, e unica è anche la risposta. Fede in Dio e unità nei valori umani e civili. Vorrei esprimere una particolare vicinanza al mio caro fratello Papa Pavadros II, patriarca della Chiesa Copta Ortodossa, e alla sua comunità, pregando per i morti e per i feriti. Dunque il Papa ci invita anche noi a unirci alla pace e soprattutto anche in questo luogo, un luogo bello che ci riporta ad un evento, la nascita di un bambino, come i bambini che sono nate in queste case, che rallegrano le loro famiglie, questo evento che gli angeli hanno cantato ricordando la pace di Dio, la pace per gli uomini di buona volontà, gli uomini che Dio ama. E così anche noi, fatti voce di tutta la gente di buona volontà, chiediamo la benedizione del Signore perché possa giungere al più presto la sua pace. Preghiamo Dio che è nostro Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sii vicino, Dio onnipotente, a chi ti aspetta con cuore sincero, a chi si sente tanto fragile e povero, dona la forza e la ricchezza della tua carità inesauribile,
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, la sua benedizione rimanga su di voi, sulle vostre case, nelle vostre famiglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie ancora dell'invito, grazie per chi lo allestisce, per chi permette questo spettacolo natalizio, che dona gioia vederlo, e questa luce sia la luce di cui parlava il Vangelo oggi, che illumina, che è verità, che è grazia. E chiediamo dunque al Signore perché possa risplendere la luce della sua grazia, della sua verità e della sua pace. A tutti buona domenica, buona continuazione di avvento, buon Natale, un saluto anche a tutte le persone che abitano in questo luogo. Nuovo grazie, ci vediamo, appuntamento domenica prossima, ore 15, sul Sagrato della Chiesa di Zivido, presente e vivente, con le varie scene domestiche e di lavoro della Giuria del Tempo. Poi benedizione del Gesù Bambino in chiesa per le 17:30 e poi un momento conviviale sul Sagrato. Di nuovo a tutti, buon proseguimento di avvento, grazie ancora, ecco, anche a chi...